Tour di Ciao Como, amici, buongiorno, buongiorno, giornata bellissima anche quest'oggi, caldissima ovviamente. Tour di Ciao Como che ci porta ancora sul lago, come vedete siamo in un posto bellissimo che è Moltrasio e siamo all'esterno del municipio, del comune. Non c'è il sindaco, ma delegato c'è l'assessore Alessandro Taroni, che saluto. Ciao Alessandro, intanto. Buongiorno Marco, buongiorno a Buongiorno, tutti. buongiorno, buongiorno a te. Allora, a te il compito di presentare Moltrasio, i suoi cittadini si chiamano Moltrasini. Moltrasini, e qui vicino c'è anche la Coppa Sì. Moltrasina, tra l'altro li salutiamo ovviamente. Allora, quanti siete Al intanto? Moltrasio è un piccolo paese appunto del nostro lago e fa più o meno 1500 abitanti, abbiamo il nostro meraviglioso lago con... Però ecco, avete il lago Alessandro che è qua sotto, Sì, dove c'è l'hotel Imperiale, giusto? gli L'Imperiale, alberghi, il esatto. E tra Lido. l'altro la zona lì è dedicata anche a Bellini, che aveva soggiornato, Sì. stazionato tanti anni fa. E poi però, Alessandro, Abbiamo il borgo questo è il con centro, il diciamo, il centro centro, sì, storico il vero centro di paese. Moltrasio. E E poi. poi le frazioni alte con, diciamo, quella più grossa, più conosciuta che è Tosnacco, Che con altre dov'è? piccole. Quell'altra? Rimane praticamente dietro queste Ah, case, quella ok. lì invece è la località Roiano e poi le frazioni Quindi un mi po' più viene da dire alte. benvenuti a Moltrasio, amici, ve lo facciamo conoscere un pochino con Alessandro che adesso ci farà da cicerone. Andiamo a fare due Due passi, insomma, passi. per il paese. Moltrasio, che lo ricordiamo, è attaccato a Cernobbio, Certo. praticamente confina con Cernobbio. Da poco c'è il neosindaco, quindi anche neosindaco che saluto, e anche il Giuseppe Carrano, neoassessore sì. Carrano, sì, certo, e il neoassessore appunto Alessandro Taroni, che è qua con noi. Allora, Alessandro, quindi usciamo dal comune, dove andiamo? Usciamo dal comune, scendiamo verso lago, non prendendo la Scala Santa, ma facciamo una deviazione a sinistra e scendiamo verso il famoso Ponte del Passetto, Ah, Ponte del ok. Passetto. Senti, ma questo, ripeto, è il borgo storico, diciamo, Sì, qui è proprio il il centro, nucleo di la centro, chiesa, la la piazza Moltrasina, la Coppa principale, Moltrasina, dietro certo, c'è la Coppa esattamente, e lì Moltrasina. proprio Sì. il centro paese. Ok, allora, ti seguo e intanto Dicevo, dimmi. scendiamo dalla famosa Scala Santa Ok. e giriamo subito a sinistra e scendiamo nella via Durini che ci porta al Punto del Passetto. Ma il Punto del Passetto è quello dove c'è la cascata Sì, grossa, dove si cioè. vede la cascata del Pizzallo Ah, del e... Pizzallo, ecco, bravo. Sì, no, saluto anche tra l'altro il presidente dell'Alario, Leo Bernasconi, che abita a Vita Moltrasio, Moltrasio. e saluto anche l'altro presidente che è presidente della Canottieri Moltrasio, Alessandro Alessandro Donegana. Donegana. Li saluto ovviamente a tutti e due perché sono moltrasini doc e ci tengono molto, ovviamente. Eccoci qua. Allora. Dicevo, il Ponte del Passetto qui passava la via Regia, anticamente, Ecco, esatto, la vecchia via la Regia. Ok. vecchia via Regia. E dal ponte si ha uno scorcio verso il lago e verso, Sì, diciamo, è vero. verso monte ci sono a Moltrasio famosi ponti di borgo. I Ponti ponti? di borgo, perché diciamo qui siamo nel borgo, nel Ok. centro, e uno è il Ponte del Passetto, poi c'è il ponte della piazza San Martino, che adesso si nota un po' meno perché è stata creata all'inizio del Novecento la piazza, quindi diciamo che uno si accorge un po' meno Devo dell'esistenza dire che in effetti del questo è un ponte. vecchio borgo ancora tenuto veramente con tutti i crismi, e sentite il fiume che ci passa qua vicino. Bello, sicuramente affascinante anche Moltrasio, da scoprire ormai, cioè, tutti i territori sono belli, cioè tutti i comuni sono belli. Moltrasio anche, ecco, esattamente il punto del passetto, eccolo, che è questo, Sì, giusto? che è È questo qua. questo, e diciamo questo è il torrente Questo è il Pizzallo, o Pizzallo, sì, wow, però c'è. anche Valle dei Mulini, perché anticamente lungo il suo corso c'erano ben 11 mulini. Ce n'è ancora qualcuno? No, non è qui. No, lungo la valle Non qui c'è c'è nessuno. un mulino che è stato però spostato nel casello dove c'è l'acquedotto.
però non è più lungo il torrente. Ecco, da qui poi si ammira il lago, perché c'è anche il Lido, è già il Lido dovrebbe pronto. Aprire a giorni. Ah, ecco, spiaggia, sì. Non, al momento è chiuso, ma oggi è chiuso, però okay. Dovrebbe aprire forse già nel weekend, mi dicevano. Ah, ok, perfetto. È comunale il Lido? Lido è comunale. Ok. È stato in appalto. Sì, è stato dato in gestione come, okay. Come sempre, è stato il bando è appena stato emesso lo scorso. Perfetto. E allora adesso ancora due passi qua nel centro, nucleo storico proprio di Moltrasio. Qui siamo in via Curie, nella piazzetta di via Curie. Qui abbiamo l'altro torrente che diciamo attraversa il paese, che è l'Arbusel. Ah, ecco, sono due che poi sotto qui confluiscono e sfociano tutte e due nel lago. Sfociano nel lago. Okay, come puoi vedere da questo pannello illustrativo. Beh, va detto che Moltrasio è un comune di acqua. Un comune di acqua e di pietra. Infatti, è bravo, c'è anche la pietra moltrasina. Esatto. Questo è uno dei pannelli illustrativi che abbiamo creato con dei percorsi turistici, itinerari turistici, appunto i luoghi dell'acqua, della pietra, dell'arte, della storia. Se vuoi, dimmi dove dobbiamo andare. Dove vuoi tu, Marco? Se vuoi scendere al lago. Andiamo verso il lago, allora, dai. Se no, torniamo su in piazza. Facciamo due passetti ancora qua verso il lago, perché, ripeto, siete divisi tra collina e lago. Collina insomma, e lago, sì. C'è un po' di tutto, insomma. Ecco, un'altra cosa che ho chiesto agli altri, ma lo chiedo anche a te. L'estate 2024, ci siamo in pieno. Cosa avete previsto? Vi siete insediati da poco? Non so se avete già avuto modo di mettere a punto comunque il progetto. Allora, per l'estate 2024, sì, noi ci siamo insediati da poco, ma come il sottoscritto ci sono altre persone che facevano parte della vecchia amministrazione, quindi stiamo portando avanti un po', okay, diciamo, gli eventi in programma, perché con le associazioni diciamo che il calendario lo stiliamo all'inizio dell'anno, poi il comune organizza i suoi eventi in base anche... Dimmi se c'è qualcosa di significativo, è l'occasione per poterlo dire, o comunque sito ufficiale del comune di Moltrasio, sì, ovviamente. Sul sito, oppure sul sito della Promoltrasio. Ah, anche la Promoltrasio. Promoltrasio è aggiornato e fa un po' da catalizzatore di tutti gli eventi organizzati. Dico, siete molto attivi, sicuramente. Sì, allora, dal punto di vista delle associazioni, devo dire. Poi ci sono anche... c'è una bellissima società, una realtà sportiva come la Canottieri Moltrasio, che ha avuto in passato grandissimi campioni, ricordiamo oggi sicuramente Filippo Mondelli su tutti. Tutti hanno tre atleti che sono, esatto, stanno preparando le valigie per andare alle Olimpiadi, per Parigi. Per andare alle Olimpiadi. Quindi ecco, anche questo è giusto sottolineare, belle realtà come la vostra qui a Moltrasio che danno tantissimo al mondo dello sport. Ok. E su, dal punto di vista degli eventi, stavamo dicendo, ricordo questo sabato 13 luglio l'ultimo appuntamento con il Moltrasio Basket Festival, sperando nel bel tempo sarà in piazza San Rocco, dove stiamo arrivando adesso, oppure se dovesse purtroppo piovere come ha fatto in tutti questi weekend. No, ma Alessandro, grazie alla gentile concessione della negativo, cooperativa Alessandro. Moltrasina sarà presso l'ex Borciodromo. Ah, sì. Ok, perfetto. Va bene, adesso dimmi dove stiamo andando e poi andiamo a chiudere, perché io non so, ti seguo. Sei impegnato. No, ti seguo qui per vedere. Arriviamo fino alla piazza San Rocco, dove, okay, c'è l'imbarcadero. Ah, così okay, vediamo okay, il lago e poi. Va bene. Tanto roba anche Moltrasio, ovviamente. Turisti? Turisti, diciamo che. Quanti bimbi avete voi qua sul territorio? Allora, abbiamo una quarantina di case vacanze. Però. Lavorano, si sono abbastanza integrate, diciamo così, nel okay, paese. C'è un buon livello di equilibrio tra, okay, tra case vacanze e residenti. Ecco, esatto, perfetto. Turisti, vabbè, come dicevamo prima, la stagione è iniziata un po' a rilento, però se arriva l'estate... anche i turisti certo, si muovono, quindi... Ecco, sentiamo il battello, quindi sì, qui siamo in zona Imbarcadero, perché abbiamo fatto questo tour turistico tra
il borgo di Moltrasio, ovviamente. Eccoci qua. Ah, perfetto, ho capito dove siamo, quindi sì. Proprio in riva, esatto. Sì. E qui quindi c'è l'appuntamento sabato sera per il Moltrasio Basket Festival. E poi approfitto per il weekend, l'ultimo fine settimana di luglio, quindi il 27 e il 28, con la festa della Canottieri, e poi il 29 la famosa traversata del lago. È vero, hai ragione, infatti ti stavo chiedendo. Quindi la traversata è il 29, sì, da Torno a Moltrasio, altro classico ovviamente, che poi si concluderà qui in lì alla Canottieri praticamente. Sì. Ok, siamo in piazza, le macchine. Qui, ecco, sì, aspetta, dietro a Moltrasio. Con l'assessore Alessandro Taroni, che oggi ci ha fatto da guida. Grazie Alessandro, anche perché è una bella giornata, poco calda, tranquilla, proprio assolutamente. Sì. L'imbarcadero di Moltrasio, che funziona a tutto lo spiano, sì. E questo è un altro bello spaccato di questo paese che vi abbiamo fatto vedere quest'oggi. Allora, che dire, abbiamo detto praticamente tutto, grazie. Allora, sabato qua sì, c'è il divertimento, sì, speriamo il tempo tenga, ok? Fine mese, la traversata, se volete, il giorno 29, e beh, credo che abbiamo detto tutto. Sì. Grazie mille a voi per questo servizio. Ma ci mancherebbe altro. Doveroso, grazie a te, salutami il tuo sindaco. Chiudiamo facendovi vedere il lago qui da Moltrasio, perché tra l'altro, come hai detto, c'è il Lido. Ecco, il Lido, come hai detto, dovrebbe sì, aprire in questo forse fine settimana, insomma. Sarebbe sicuramente auspicabile, perché molti sicuramente ci tengono, quindi un altro Lido che si va ad aggiungere. Grazie a tutti da Moltrasio, ciao Alessandro, buon ciao pomeriggio. Marco, ciao a tutti. Ci vediamo tra poco a a Masiglianico. Mi veniva in mente. Ci vediamo tra poco a Masiglianico. Grazie a tutti, buon pomeriggio da Moltrasio.